coach Marco Capanna, al termine della prima fase dell'Euroleague. Oggi avete passeggiato contro una squadra inglese. Com'è andata? Comunque la Mediterranea è passata. È stato il turno. Abbiamo fatto bene, ma non benissimo. Abbiamo raggiunto la qualificazione, che era l'obiettivo più importante, e abbiamo preso una lezione e uno spunto per la crescita fondamentale, secondo me. Quest'anno non dobbiamo sbagliare le partite decisive, ma dobbiamo sfruttare le partite importanti che perdiamo per crescere e per migliorare in tanti aspetti, perché abbiamo ancora delle carenze. Quindi la partita di ieri, secondo me, è perfetta, è uscito tutto, mi dispiace perché la piscina era piena, perché comunque abbiamo fatto una brutta figura e dato una brutta immagine. Alle ragazze ho detto quello che pensavo, ripeto quello che ho detto ieri sera: se qualcuno si chiede come mai, perché, ma la squadra, ma la responsabilità è solo mia, e evidentemente ho sbagliato sia la preparazione che l'approccio, che la condizione fisica nel quale siamo arrivati, tutto. Per gli altri deve essere così, noi sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, ne abbiamo una voglia matta, abbiamo bisogno di trovare un po' di fiducia, un po' di continuità nel lavoro, di lavorare tanto insieme, però è quello che faremo sicuramente, spezzato dai collegiali, dalle altre partite del campionato, quello che è, ma sfrutteremo ogni secondo in ogni modo, perché siamo sicuri che possiamo ancora dare del filo da torcere a tutti e stupire di nuovo tutti, anche chi pensa adesso di essere avanti, probabilmente in questo momento lo è. Noi siamo pronti a riaffrontarli dopo aver lavorato. Il riferimento alla sconfitta di ieri era la partita contro il preuscito Padova. Per il futuro, quali sono le squadre da temere in questa Euroleague? Nell'Euroleague tutte, ormai delle 8 che ci sono, chiaramente sono le 8 migliori d'Europa. Quindi noi siamo fra le 8 migliori d'Europa. Gli altri dovranno temere anche noi, la nostra piscina e tutto quello che sono le nostre qualità. Non mi va neanche di fare i nomi, perché credo che Padova, dopo la partita anche di ieri, abbia dato un segnale che è fra le migliori e sarà un cliente ostico per chiunque. Quindi vediamo dove finiamo, se sarà Russia, Grecia, Spagna, andremo scudo, spada, e andremo a provare a strappare la qualificazione.